Siete mai stati in una grotta? Pensate alla preistoria, pensate alla religione. Ma in realtà potreste pensare alla nostra vallata, dove ne esistono ben 80. Senza contare quelle non censite. Ci troviamo a Miane per scoprire la prima di una serie di buie sorprese. Siamo saliti ai 1000 metri della grotta dell'Andrel. Siamo sulle prealpi di Miane, questa grotta sovrasta il santuario del Carmine. Cristina, qui si parla di tradizione religiosa. Sì, qui c'è la tradizione di un pellegrino da Gerusalemme che avrebbe portato ai Malgari del posto una statua in legno rappresentante la Vergine Maria. Ed è una di quelle grotte da tradizione religiosa come ce ne sono diverse nella nostra vallata. Ma che legame c'è tra questa grotta e santuario? È proprio una tradizione legata alla Madonna del Carmine per proteggere proprio Miane e i suoi abitanti. E da qui quella statua si sarebbe spostata di notte, misteriosamente, proprio nel luogo dove ora sorge il santuario. Questo è a tutti gli effetti un luogo di culto, ma anche di grande interesse geologico. È certamente diventato negli ultimi anni, quando è stato riscoperto e rivalorizzato, e rappresenta una di quel tipo di cavità che da un punto di vista geologico è molto interessante nelle nostre montagne. La tradizione vuole che chi arriva qui suoni la campanella. Ci spostiamo a Cison di Valmarino, dove un'altra piccola grotta si nasconde a pochi chilometri dal centro abitato. Ci troviamo a nord dell'abitato di Cison di Valmarino, nella grotta del Ciclamino. Cristina Munno, cos'ha di particolare questa cavità? Questa grotta è una grotta in dolomia ed è una cosa piuttosto particolare in una zona come questa, con una nascita che si aggira attorno a 150 milioni di anni. Poi vedremo all'interno, è molto particolare sia perché ci si accede facilmente dalla strada, viene utilizzata anche come aula didattica, proprio per la sua facilità, ma anche per le belle cose che contiene, sia da un punto di vista diciamo faunistico, sia da un punto di vista proprio geologico. Piccola grotta, ma contiene quasi tutti i tipi di formazione che è possibile rinvenire in una grotta. Come dicevo, si tratta di dolomia. Pensiamo che per la formazione di ogni piccolo e singolo come si dice, stalattite di calcite, abbiamo diversi centinaia di anni perché riesca a formarsi. Quando gli occhi si sono ormai abituati al buio, è già ora di tornare in superficie. Ma non ci togliamo i caschetti. Altre due grotte aspettano di essere scoperte.